Le imprese si lamentano sempre, infatti lo fanno con Renzi, lo fanno con Letta, lo hanno fatto con Monti, però da un lato chiedono il rigore dei bilanci e il risanamento dei bilanci e dall'altro pretenderebbero che questo venga fatto solo a costo di tutti gli altri. Non, le imprese dovrebbero essere sotto. Noi abbiamo rifiutato a giugno scorso, e voi lo ricordate bene, abbiamo rifiutato il fatto che il Ministero dell'Economia ci proponeva di incrementare l'IRPEF e l'addizionale IRPEF e IRAP. Noi abbiamo rifiutato, tant'è che io bloccai il disegno di legge in aula, se ben ricordate. Rispetto a quello si aprì una trattativa con il governo, non dico trattativa con lo Stato perché sembrerebbe un'altra cosa, una trattativa con il governo perché, affinché accettasse che questo avvenisse con i risparmi, diciamo, previsti dalla sanità. Trovo molto ragionevole, ed è esattamente la mia proposta, che invece applicati 2 anni di spending review, in cui riorganizziamo tutto il sistema delle partecipate, poi ci sarà la diminuzione dei costi dell'assemblea, prefettura, riduzione dei parlamentari, portaborse, eccetera, eccetera, si possa programmare sin da adesso che questo abbattimento possa avvenire dal 2017 in poi. Oggi c'è il vertice di maggioranza, si parlerà del rimpasto, il PD, anche l'UDC chiedono l'azzeramento della giunta, che cosa succederà? Vabbè, che dovrei rispondere come Renzi quando disse tranquillo Enrico? Cioè, voglio dire, il metodo Renzi si applica anche solo a Roma oppure è un metodo che in Sicilia non vale? Io mi appello proprio a quel metodo che in qualche modo anche in Sicilia come modello è stato anticipato. Discuteremo tranquillamente, ma di azzeramento non se ne parla, perché se vogliono l'azzeramento quello si fa nei nuovi governi, ma i nuovi governi presuppongono nuovi presidenti. Il presidente non è stato eletto dai partiti, è stato eletto dai cittadini in collaborazione con i partiti e con loro va trovata un'intesa, ma nessuno pensi all'azzeramento. Ci sarà spazio?